richiamata anche quest'anno la memoria ai caduti della prima e seconda guerra mondiale di Cecigliano con la presenza dei bersaglieri. Dopo la Santa Messa nella piazzetta della chiesa, davanti al monumento ai caduti della Prima e Seconda Guerra Mondiale, la deposizione di un mazzo di fiori tricolore, accompagnata dai coloratissimi palloncini dei bambini, quasi ad unire il passato, il presente e il futuro di questa cittadinanza. Presente anche il sindaco di Arezzo, Alessandro Ghinelli. Una bella presenza in questa giornata particolare, e poi abbiamo il nipote di Caporali, che praticamente è il 120° anniversario della sua nascita, che ha dato il via a questa manifestazione. Certo, e diciamo che il sindaco stamani ha dovuto un po' scegliere, perché oltre a questa bella e importante manifestazione che onora i 120 anni della nascita di Pier Tommaso Caporali, ma con lui anche tutti i caduti per la patria, c'è anche un'altra manifestazione ad Arezzo per il 225° Battaglione Fanteria. Devo dire che il paese è veramente meraviglioso, si è tinto di tricolore. Oggi c'è la fanfara dei bersaglieri, che io invidio da sempre, da quando sottotenente del Genio mi toccava attraversare il piazzale di Corsa, perché era una caserma di bersaglieri. E quindi, come ho detto prima, vive bersaglieri e viva l'Italia. Pier Tommaso Caporali ha dato il nome a questa, diciamo così, a questa manifestazione, 120 anni dalla sua nascita. Abbiamo qui il nipote Rodolfo. Rodolfo, una sensazione, che sensazione hai provato stamattina? Diciamo che è una bellissima sensazione, tantissime persone, il ricordo di un ardito che ha dato la vita per la patria, per cercare di dare a noi oggi quello che abbiamo, quindi una bella patria, una libertà e la possibilità.